Ad Avezzano si è svolta l'ennesima manifestazione indetta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contro la chiusura del presidio di giustizia. A scendere in strada non solo le toghe del comprensorio marsicano, ma anche tantissimi cittadini preoccupati per il futuro della Marsica, che rischia di essere privata di un servizio fondamentale. Attività produttive, associazioni sportive e cittadini e anche le rappresentative delle scuole superiori hanno partecipato alla manifestazione. Speriamo di riuscire a cavare il famoso ragno dal buco con queste iniziative che comunque vanno prese, perché va resa edotta la cittadinanza del problema della soppressione del Tribunale di Avezzano, che cosa significherebbe una eventuale soppressione. Oggi una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. Sì, infatti siamo soddisfatti di questa partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, addirittura anche gli studenti sono venuti per questo a sottolineare l'interesse della cittadinanza al problema del Tribunale di Avezzano. Una manifestazione molto importante, sono grato non solo all'Ordine degli Avvocati ma alla città che ha risposto con grande partecipazione. È importante perché adesso bisogna trovare una soluzione definitiva. Non abbiamo più tempo e non è più il tempo delle proroghe, che pure sono state importanti in questi anni. C'è bisogno di revisionare la geografia giudiziaria e lo dico da parlamentare del PD, noi dobbiamo farlo tutti insieme. C'è bisogno di uno sforzo corale, di un governo determinato e di un Parlamento unito intorno all'esigenza di fare una cosa semplice, tenere aperti questi presidi, perché è il miglior modo sia di razionalizzare le risorse che di garantire il servizio giustizia. Il Tribunale di Avezzano, come altri tribunali, non hanno numeri da tribunali minori, sono dei presidi territoriali, sono presidi economici, sono presidi di legalità, sono dei presidi e dei segni di presenza delle istituzioni, un investimento delle istituzioni su questi territori. Porteremo avanti questo progetto di iniziativa regionale a Roma, nel governo, all'attenzione del nuovo ministro che sarà proclamato, nominato nelle prossime ore, e avrà il dossier dei tribunali minori, compreso che evidentemente quello di Avezzano. Quindi piante organiche e CSM che deve continuare a fornire magistrati e tribunali minori. Oggi sono qui in rappresentanza anche del lavoro svolto nell'arco degli ultimi anni in Parlamento, gli ultimi 5 anni di mandato, e a garantire la mia piena disponibilità a poter proseguire in collaborazione, sempre come è stato già fatto, e in maniera particolare ho apprezzato particolarmente questa coesione tra diversi rappresentanti istituzionali, tutti coesi alla tutela dell'intero territorio abruzzese.